gennaio 2002 Bush e l'allora presidente del Consiglio Berlusconi hanno firmato un accordo dal titolo Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici. L'obiettivo ufficiale è quello di finanziare progetti di ricerca nel campo delle energie alternative. In realtà nelle linee guida si parla di esperimenti di manipolazione degli ecosistemi terrestri che permettano di esporre la vegetazione a condizioni ambientali simili a quelle attese in scenari di cambiamento globale. Si parla di verifiche in campo di ipotesi sviluppate nell'ambito di esperimenti di laboratorio e si programma lo studio dell'interazione tra aerosol e nubi. Il documento spiega come si intenda sperimentare le condizioni di temperatura, precipitazioni e concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera alle quali andremo incontro nei prossimi 100 anni per verificarne subito gli effetti sull'ecosistema e sulla vegetazione.